tu inizi a mangiare da quando leggi il nome di un piatto sul menu. E il Cyber Eggs, che è nato nel 98, è già l'espressione di quanto il cervello preforma a gusto mentale prima di mangiare. Dal naming tu inizi a pensare che cosa ti arriverà nel piatto. Poi hai la vista, che quando arriva il piatto, immediatamente dopo la vista c'è l'olfatto, e quindi il tuo cervello praticamente ha già mangiato. Lascia soltanto in bocca, alla bocca, l'apparato fisiologico che invece dovrebbe determinare il gusto, gli lascia soltanto il ruolo di confermare quello che ha pensato. Il CyberX mette un bypass, mette due cavetti in tutta questa sequenza e fa in modo che tu non possa preformare il gusto mentale. Nel CyberX, all'interno di due involucri di pellicola, c'è un torlo d'uovo, di gallina, delle altre uova, infatti il nome è CyberX plurale, c'è il caviale, che sono centinaia di uova, dello scalogno, del pepe e qualche goccia di vodka. È tutto racchiuso dentro queste due camere trasparenti, e l'unico modo per mangiarlo è inciderlo e doverlo immediatamente buttare in bocca e succhiarlo. Non lo serviamo in un piatto, te lo serviamo come se fosse una ciliegia, e puoi solo fare un salto, un jumping verso il gusto che non sai qual è. L'altro piatto è uno zucchino in scapece. E queste sono zucchine in scapece, perché prendiamo una ricetta del sud, e però sono presentate con questo nuovo concetto, l'ultima frontiera, chiamiamo, di ricerca del Combal, che deriva da un'ispirazione che ho avuto un anno e mezzo fa leggendo un giornale di automobili. Volevo cambiare la macchina, ho comprato un giornale e sfogliandolo leggo di questo nuovo tipo di ammortizzatore, che è il Quadralink. E leggendo come si muove questo ammortizzatore, che non è solo più su quattro assi ma crea anche una rotazione, ho sentito che la bocca si muoveva nello stesso modo, e la lingua era come il quadralink, e allora è venuto fuori questo concetto, questo pensiero, che a seconda di come si introduce nella bocca una sequenza di gusti primari, abbiamo risultanti diverse al gusto. Lo zucchino in scapece è stato trasformato in un cubetto di pane color rosa, invece poi c'è una sfera verde che è lo zucchino, e invece nel pane c'è tutto quello che normalmente si mette nello scapece, quindi la parte dell'aceto, la parte dell'aromaticità, della cipolla, delle erbe, della menta, del timo. Solo che sono due porzioni piccoline invertite. Quella che devi mangiare per primo è quella che ha lo zucchino sotto e il cubetto di pane sopra, e quindi sulla lingua arriverà a contatto per primo lo zucchino, e la lingua inizierà a fare un'azione meccanica di schiacciamento sul palato e sui bordi della lingua. Quello che devi mangiare dopo è semplicemente capovolto. La parte che arriverà prima a contatto con la lingua, quindi dove c'è la maggior concentrazione di papille gustative, è la parte dove c'è l'aceto e tutta la parte aromatica. E avrete due risultanti diverse, due gusti diversi. Con la stessa cosa, stesso peso, stessa dimensione, due piatti con una sola ricetta.